Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Baccaro Elettroimpianti. Accendi la tua luce. Prima, via Orazio 73, Napoli. Veneroso Gomme Moto è a Napoli, in via Piedigrotta 21-22. Borrozzino Moto, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Perché adesso vediamo una piccola clip dedicata a un evento molto spettacolare. A Caserta ci sono stati i ragazzi del freestyle motocross, con Andrea Cavina anche, che sono stati ospiti appunto sabato e domenica dello stadio comunale di Caserta, offrendo a tutti gli appassionati uno spettacolo veramente incredibile. Vederlo in video, insomma, non rende sicuramente, non trasmette l'adrenalina che abbiamo assorbito noi a vederlo dal vivo. Del resto il freestyle è uno sport che va assolutamente visto dal vivo, sperando che molti di voi ci siano stati a Caserta per vedere questo spettacolo. Sì, è cambiato. 2,50. Migliaia di persone hanno assistito allo stadio comunale di Caserta sabato 15 e domenica 16 giugno allo spettacolo di freestyle motocross extreme del gruppo capitanato da Andrea Cavina. I migliori piloti della specialità provenienti da ogni parte d'Europa stanno svolgendo infatti un tour nazionale che toccherà quasi tutte le regioni italiane per portare al grande pubblico questo sport che in America, ma anche in gran parte d'Europa, è molto apprezzato. Caserta non ha deluso le aspettative e in tantissimi sono arrivati da tutta la Campania per affollare gli spalti dello stadio comunale. Sì, è un gran bel evento, c'è abbastanza pubblico ma è molto 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 caliente, quindi ci fa sempre piacere tornare in Campania e speriamo di tornare spesso, spessissimo, sui nostri siti andreacavina.com e freestylemotocross.org troverete tutte le date. Io non so, Robert Naumann dalla Germania, un altro emerito campione. Dice, forza! Uova! Tantissime le evoluzioni e i momenti di suspense che i funamboli del freestyle hanno regalato al pubblico campano. Tra i tanti numeri anche il backflip, un salto in cui il pilota si spinge fino al limite della fisica, girando a 360 gradi su se stesso. Buongiorno.